Sgomento e dolore per l'ennesimo incidente sul lavoro che ha scosso profondamente l'intera nazione. Bandiera mezz'asta a Brandizzo in segno di lutto per la tragica morte dei 5 operai avvenuta questa notte. Il sindaco Paolo Bodoni ha espresso profondo cordoglio a tutte le famiglie. E oggi a Brandizzo è lutto. Abbiamo istituito le bandiere a mezz'asta perché questa tragedia, 5 persone che hanno perso la vita svolgendo il loro compito lavorativo è veramente immane. Io sono stato allertato direi quasi subito, a mezzanotte e mezza ero proprio in stazione e ho partecipato a fra i primi, insomma c'era già il 118, vigili del fuoco, carabinieri, però tra i primi cittadini e la scena era veramente devastante. Uno di questi deceduti è un brandizzese, naturalmente il mio cordoglio tutta la comunità e di tutta l'amministrazione va a tutte le famiglie, però in particolare questa famiglia con due bambini piccoli, insomma, deve avere secondo me giustizia e sapere quello che è successo. Poi l'amministrazione c'è, è presente e quindi aiuterà sicuramente questa mamma e questi bambini ad andare avanti. Presente anche l'assessore regionale al lavoro Elena Chiorino, che ha dichiarato che si spera si possa far luce quanto prima sull'accaduto e che si possa intervenire perché non ci siano più vittime sul lavoro. Una tragedia rispetto alla quale siamo tutti sgomenti, sia i piemontesi ma anche tutti gli italiani, un momento drammatico rispetto al quale ci stringiamo in un profondo cordoglio, siamo vicini alle famiglie colpite da un dramma di questo tipo, nella speranza che si faccia luce quanto prima su che cosa sia davvero accaduto e poi che sia possibile intervenire perché tragedie di questo tipo non debbono accadere. Ed è importante che ci sia un passaggio culturale per cui la cultura della sicurezza sul lavoro sia parte di ogni lavoratore, di ogni imprenditore. Questo deve diventare fondamentale anche per il tramite di protocolli che davvero definiscano regole che consentano la sicurezza che deve essere diritto di tutti.